È giovedì 12 marzo 2015, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena in vista delle elezioni comunali di maggio, il farmacista Matteo Bonvicini, dopo aver declinato l'offerta di candidare a sindaco per Bolzano nel centrodestra, scenderà in campo a fianco del sindaco Spagnolli con una lista civica e da capolista. E proprio domani mattina è stata indetta una conferenza stampa per presentare la lista civica a sostegno del primo cittadino di centrosinistra. Ma ritengo che Bolzano abbia bisogno di una forte coalizione di centro per essere governata, quindi moderata, che possa dare delle risposte concrete ai cittadini. Al nostro microfono, declinando l'offerta di guidare il centrodestra e quindi di correre alla carica di sindaco per Bolzano, lo aveva detto: la città ha bisogno di una forte coalizione moderata. Ed ora, a distanza di un paio di settimane da quelle dichiarazioni, ha deciso di scendere in campo, ma da leader di una lista civica per il sindaco uscente Luigi Spagnolli. Questa è la decisione presa dal farmacista Matteo Bonvicini, presidente di Federfarma Bolzano e uno degli amministratori dell'azienda familiare, la clinica Bonvicini. Era stato corteggiato dal centrodestra, si era preso del tempo per pensare e poi il 20 di febbraio aveva deciso di declinare l'invito, spiegando ai nostri microfoni di essere molto impegnato sul versante professionale. Forse però a non convincere del tutto il farmacista Bolzanino era stata l'idea di scendere in campo con un progetto troppo di centrodestra. Ecco quindi ora la svolta, la decisione di creare una lista civica moderata e di appoggiare il sindaco uscente Luigi Spagnolli. Prima del ritorno definitivo a Vienna, la console generale d'Austria a Milano, Sigrid Berca, si è congedata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. La collaborazione è stata efficace, l'Alto Adige ha sempre avuto la massima priorità per la console, ha sottolineato Kompatscher. Nella nuova legislatura provinciale, la console generale Berca ci ha accompagnato con grande impegno nei contatti con il governo austriaco e il presidente federale. Il suo lavoro efficiente ed affidabile è stato sempre una garanzia e ha contribuito positivamente alle buone relazioni tra Vienna, Bolzano e Roma, ha concluso il presidente. Il successore di Berca a Milano sarà il tirolese Wolfgang Spadinger. Illustrato a Palazzo Widmann di Bolzano il bilancio dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico in Alto Adige. Il 97% dei beneficiari delle prestazioni sociali risulta di cittadinanza italiana. Nel 2014 sono stati erogati oltre 322 milioni di euro ad oltre 75.000 persone. Questo è quanto si evince scorrendo il bilancio dell'attività svolta dall'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Numeri illustrati dettagliatamente dagli assessori competenti Marta Stocker e Waltraud Degg, assieme ai vertici dell'ente. L'assegno di cura è stato liquidato mensilmente a 10.800 persone per una spesa media di 9 milioni di euro e il 97% dei beneficiari risulta di cittadinanza italiana. È stato erogato in misura pari a 197,5 milioni di euro, quindi una cifra molto importante che corrisponde a quasi al 60% dell'intero volume di spesa in termini di prestazioni erogate dall'agenzia. Passando agli assegni familiari, rispetto al 2013 i beneficiari hanno fatto registrare un aumento del 7% e tra assegni regionali e provinciali sono stati erogati oltre 67 milioni di euro, 17 milioni in più rispetto all'anno passato. Tanti, tanti soldi anche perché nel 2014 c'è stato il raddoppio dell'importo per l'assegno provinciale al nucleo familiare che da 100 euro è passato a 200 euro. Infine, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, l'agenzia ha sostenuto una spesa complessiva di 22 milioni di euro, così suddivisa: 20,5 milioni per le pensioni, 1 milione a sostegno dei disoccupati e il restante per malattie professionali. In lieve calo l'export altoatesino, l'Istituto Provinciale di Statistica ASTAT comunica che nel quarto trimestre del 2014 le esportazioni hanno fatto registrare una leggera flessione tendenziale pari allo 0,2%. Esse superano comunque per la seconda volta in assoluto la soglia del miliardo di euro, grazie al risultato dell'ultimo segmento dell'anno, sommato agli incrementi registrati nei primi tre trimestri. L'anno 2014 si è chiuso con una crescita del 3,1%.
A tu per tu con Reinhold Messner ci ha raccontato dell'imminente apertura della nuova mostra temporanea 1915-2015, Monti in guerra, ma ha parlato anche di come vedrebbe l'Euregio in futuro più ampio, magari facendo confluire anche i vicini comuni del Bellunese. Quello che abbiamo incontrato questa mattina è un Reinhold Messner sereno, felice, anche perché tra pochissimi giorni, il 15 marzo, nello splendido Messner Mountain Museum Firmian, verrà inaugurata ufficialmente la nuova mostra temporanea 1915-2015 Monti in guerra. Una mostra che racconta della guerra di posizione combattuta nelle Dolomiti e sul massiccio dell'Ortles durante la Prima Guerra Mondiale, ma non solo. Noi non parliamo soltanto di questa guerra, con relitti, con pezzi d'arte, come si vede nella mostra. Noi parliamo anche di un'altra guerra nei monti, molto più alta, fra il Pakistan e l'India. Sono andato 2 anni fa e 1 anno fa a visitare 2 fronti. Non è credibile che cosa succede là. Da 30 anni, dal 85 fino al 15, c'è la guerra a quasi 6.000 metri sul Siachen Glacier. Si tratta soltanto di ghiacciaio, di roccia, non c'è neanche una figura lassù, una persona, e i soldati dal Pakistan, ventenni, devono andare, devono imparare a arrampicarsi, vanno sotto le valanghe, cadono nei crepacci, come da noi nella Prima Guerra Mondiale, significa che l'umanità ha imparato niente. Reinhold Messner ha sempre aperto nuove frontiere, proprio a lui abbiamo chiesto come vede l'Euregio, o meglio, come lo vedrebbe. L'Euregio è molto importante secondo me e secondo me deve diventare più largo. La mia visione rimane un'Europa che non è uno Stato, però un'Europa che prende forza, potere dagli Stati nazionali. Oggi abbiamo gli Stati nazionali che tentano di difendere il loro potere, però secondo me devono cedere potere verso l'Unione Europea e anche nello stesso momento cedere potere alle regioni. E allora l'Euregio col Tirolo del Nord, Tirolo dell'Est, nel caso ideale anche i 5 comuni che oggi stanno con il Bellunese, io vorrei averli, Cortina, Colle Santa Lucia, dovrebbero ritornare. No? L'ISH di Francoforte è il principale salone mondiale per le tecnologie di riscaldamento e di climatizzazione ad alta efficienza e delle energie rinnovabili. Alla fiera partecipano anche 5 imprese altoatesine con il sostegno dell'EOS, organizzazione Export Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano. Oltre 2.400 gli espositori presenti. È guerra di cifre, di interpretazioni sui dati relativi all'andamento del turismo invernale in Alto Adige. L'Istituto di Statistica Astat ha di recente comunicato che tra novembre e gennaio gli arrivi sono aumentati di oltre il 5% e le presenze sono state stabili. Gli albergatori, per contro, parlano di una preoccupante crisi. Sulla carta tutto sta filando liscio per il turismo made in Südtirol. Nel periodo tra novembre 2014 e lo scorso gennaio è stata registrata una crescita del 5,4% negli arrivi, mentre le presenze sono calate solo dello 0,1%. Dati resi noti 2 settimane fa dall'Istituto Provinciale di Statistica Astat. In casa HGFAO, la potente associazione degli albergatori e ristoratori dell'Alto Adige, paiono però essere diffuse opinioni e sensazioni diverse. Thomas Walsh è il coordinatore del marketing online dell'HGFAO e anche proprietario di un albergo a Dobbiaco e presidente degli albergatori della Valpusteria. Abbiamo una capienza di 40 camere, 80 persone e siamo, ahimè, al 50%. Ciò che vuol dire Walsh è che in realtà si sta assistendo a un calo di turisti in Alto Adige, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, ed è un calo che ormai dura da parecchio. Credo che gli ultimi 3 anni siano stati molto importanti per il nostro settore perché i nostri 2 mercati principali hanno delle flessioni. Difficile dunque districarsi tra le cifre, pernottamenti e arrivi non sono la stessa cosa e l'interpretazione dei numeri forniti dall'Astat spetta a Thomas Walsh. Bisogna notare un aspetto molto importante, gli arrivi sono un fattore, il pernotto è un altro fattore, però quello che conta è quello che il cliente alla fine è disposto a spendere per fare il suo soggiorno nel territorio e lì mi permette di fare una valutazione molto semplice, se siamo riusciti a fare gli stessi pernotti però abbiamo avuto il bisogno di avere molti più arrivi, potete immaginare anche voi quanta fatica e quanti soldi bisogna essere disposti a pagare, a spendere per far sì che i numeri vengano ancora raggiunti.
Con la primavera ormai alle porte, molti bolzanini pensano già alla prossima stagione balneare al Lido di Viale Trieste. Intanto dall'ufficio sport del comune giungono le date ufficiali della stagione, che avrà inizio sabato 16 maggio e si concluderà domenica 13 settembre. Di buon auspicio pare essere la notizia che le tariffe 2015 rimarranno invariate rispetto al 2014, così come le diverse formule di abbonamento. E questa era la nostra ultima notizia. Ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamento, noi possiamo aiutarti. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Condensazione capigliatura. Un vasto assortimento di parrucche. Prodotti per pazienti in chemioterapia e parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno e vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Individuale, competente, discreto. Nuovo a Brunico, Lava Più, l'unica lavanderia self-service professionale Miele, per un lavaggio perfetto di tutto il tuo bucato. Piumoni letto, giacche, cuscini, tappeti morbidi. E potrai anche impermeabilizzare il tuo abbigliamento sportivo. Risparmia tempo e denaro rispettando l'ambiente. Lava Più, in via Ghete a Brunico, con ampio parcheggio. Brick System, tutto il giardino che volete. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20. Fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. L'amministrazione cittadina del capoluogo nella giornata di ieri ha voluto festeggiare due squadre che si sono distinte sportivamente, le quali hanno conquistato la Coppa Italia, il Neruda Volley e lo Hacker Bolzano di pallamano. Tutti insieme per festeggiare la conquista della Coppa Italia. È accaduto ieri in municipio a Bolzano, dove le autorità politiche hanno voluto salutare ed elogiare due squadre che si sono distinte e hanno reso grandi i colori del capoluogo, il Neruda Volley e il Lo Hacker Bolzano di pallamano. Avere due squadre che vincono la Coppa Italia per la città di Bolzano è sicuramente un grande orgoglio, un grande onore. Io mi posso solo complimentare sia col pallavolo femminile del Neruda che non anche con la pallamano dell'Oacro di Bolzano. Ritengo che abbiano due squadre in ottima forma, lo si vede anche dall'andamento del campionato e questo ci fa tanto onore. L'occasione è stata perfetta per tributare a nome dell'intera comunità il meritato applauso alle due formazioni che hanno vinto la Coppa Italia e che ora guardano con grande interesse al rispettivo campionato. Ci tengo a fare i complimenti ai nostri colleghi che hanno vinto anche loro la Coppa Italia ed è stato molto bello, davvero. Mi sono piaciuti molti i discorsi che hanno fatto e ringrazio tutti da parte mia, da parte della squadra, per l'impegno anche della città di Bolzano e dell'aiuto che ci danno tutti i giorni. Due formazioni che devono essere prese d'esempio dai giovani, in particolar modo le ragazze del Neruda Volley che hanno letteralmente bruciato le tappe. Solo qualche anno fa non avrei mai pensato di accarezzare questo sogno della Coppa Italia di Serie A, di volley a Bolzano, che non c'è una cultura del volley come c'è a Trento o in altre città. Insomma, per me è un sogno che si avvera, tante soddisfazioni per tanta fatica, tanto lavoro fatto in questi anni, mio, dei volontari, delle ragazze, insomma è una grande soddisfazione.
E dallo sport passiamo alle previsioni del tempo, naturalmente con il supporto della regia. Il meteo è offerto da Casa Modena. C'è sempre più gusto. La pressione sulle Alpi tenderà ad aumentare per l'arrivo di un anticiclone. Per oggi è previsto tempo molto soleggiato anche nel pomeriggio. Fön ancora presente nelle vallate a nord. Temperature massime pomeridiane comprese tra 6 gradi in Alta Val di Sarco e 16 gradi a sud. Secondo l'ufficio idrografico della provincia autonoma di Bolzano, anche domani l'alta pressione garantirà condizioni primaverili. Previsto tempo soleggiato con il cielo generalmente sereno. Temperature minime prossime allo zero, massime tra 6 e 16 gradi. Sabato e domenica le nubi tenderanno ad aumentare a sud con un lieve aumento della probabilità di precipitazione. Lunedì le nubi aumenteranno ulteriormente grazie alle correnti meridionali. Durante la giornata saranno possibili delle precipitazioni nevose oltre 1000 metri di quota. Martedì tornerà il sole con temperature in aumento. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle ore 19, inoltre non perdete l'appuntamento con l'attualità Zoom alle ore 20 e 22. È veramente tutto, vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.